guardi che si assume una grave responsabilità. Lo so! Vuole una macchina della polizia qui davanti alla porta! Sta bene. Accettiamo le condizioni. Che nessuno ci segua, altrimenti mi ammazza! Ma in questo modo si porta via la ragazza e siamo da capo. Lei può giocare a pari o dispari sulla sua pelle, non su quella degli altri. Noi diamo la caccia ai delinquenti e la procura della caccia a noi. Abbiamo le mani legate. I delinquenti ci prendono per il sedere e i giornalisti ci inzuppano il pane. Noi vi diamo addosso quando spaccate la testa agli studenti o quando sparate sugli operai. Fuori se avete coraggio, fuori! Perché non fate i pugni adesso? E dice che scherzate. È mia, vero che scherzate, vero? Se qualcuno avesse interesse a dimostrare che col nostro sistema democratico non si tiene a bada la malavita e si mettesse in testa di fare una specie di repulisti per conto suo, cosa credi che farebbe per prima cosa? Ma cosa dovremmo fare noi della polizia per essere più umani? Fornire un servizio di scorta ai ladri quando vanno a rubare? Qualche volta lo fate, quando accompagnate certi pezzi grossi. Sospeso con questo verme. Non ci sono fatti personali. Chi gliel'ha detto? Io l'ho portato qui a rischio della mia pelle. La mia pelle è un fatto personale o no? T'ho detto despogliate. Beh, ti andiamo a divertire? Sale. Dunque, questa bella di notte, come sapete, è protetta dalla legge Merlin. Il che vuol dire che può fare quante marchette vuole fino al momento in cui non sarà ammazzata. Invece, prima della legge Merlin, le ragazze erano libere, sì, di passare da un casino all'altro. E il pappa, in questo caso, era lo Stato o magari la polizia. Allora, cos'è successo? L'ho già detto e mi hai rotto la testa. Adesso me fregate più. Io ti dico che qui, ai fermati, non si torce nemmeno un capello. Siamo, signor questore, questa notte ne hanno ammazzati tre. Allora, signora, dov'è Mario? Se non lo sapete voi che ve lo siete bevuto. Noi non l'abbiamo arrestato, signora, quante volte glielo devo dire? Beh, che è stato. Sono venuti due e l'hanno imbarcato. E mo che volete da noi? Pronto, rispondete, che succede?